Primo giorno della stagione 2021-2022 per l'US Agropoli che si è radunata presso l'impianto sportivo Raffaele Guariglia di Agropoli. I Delfini con grandi ambizioni per la prossima stagione in una società importante che ha scelto il tecnico Giuseppe Cianfrone, agropolese DOC, alla guida della prima squadra. Proprio il tecnico ha parlato alla vigilia del primo allenamento, dopo di lui il presidente Nicola Volpe e il direttore generale Ugo Schiavo. Mister Cianfrone, per lei è la prima volta da, diciamo, da capo allenatore, quali sono le sue sensazioni? Allora, prima di tutto, guarda, prima di rispondere alla tua domanda, vorrei fare un ricordo di Carmine Pallutto, un mio grandissimo amico, ex ultras dell'Agropoli, che sarebbe la persona più felice in questo momento di questo incarico che mi è stato dato dalla società. Questo è il mio primo pensiero, va a lui. Per il resto, le mie impressioni, ringrazio il presidente Infante. È la società che in un anno così importante per questa società, nell'anno del centenario, hanno pensato a me come guida tecnica di questa società importantissima. Ripeto, già lo dissi nell'intervista, diciamo quando sono stato nominato, penso che sia stata una scelta dovuta alla continuità, al buon lavoro svolto l'anno scorso. E quindi voglio di nuovo ringraziare il presidente Volpe, il presidente Infante per la scelta che è ricaduta su di me. Inoltre penso di avere un primato, penso che sono l'unica persona in 100 anni di storia che ha giocato in promozione, eccellenza, Serie D, fatto il secondo allenatore, adesso anche il primo allenatore nella storia dell'Agro. Quindi in qualche modo sicuramente sono anch'io nella storia dell'US Agro. Mister, lei diciamo, è conosciuto molto cioè, nel calcio dilettantistico per giocare un calcio offensivo, diciamo, propositivo. È quello che è in mente anche per quest'anno per la squadra, diciamo. L'idea è questa, sempre in passato quando ho avuto la possibilità di guidare delle squadre, abbiamo sempre cercato un tipo di gioco basato sul dominio del gioco, della partita. Cercheremo di riproporlo anche quest'anno, non voglio fare dei proclami, assolutamente poi il campo è il campo che parlerà. Noi sicuramente daremo il massimo, il 100% penso che sia dovuto da parte mia in quanto agropolesi, ma poi da parte di tutti quanti i giocatori a dare il massimo. Poi questo massimo non sappiamo cosa sarà, ma noi daremo sicuramente il 100% dal punto di vista dell'impegno, della voglia, del sacrificio. Questo. Io vorrei fare una domanda sul centenario, se Dimmi. avete delle idee come team, insomma, per Idea in che senso? festeggiarlo. Stai chiedendo alla persona sbagliata, guarda. Vabbè, però Io il mister non sono sicuramente incaricato quando... di... Ci sono delle persone competentissime che penso stiano programmando ed allestendo delle manifestazioni per onorare il centenario dell'US Agropoli. Per quanto mi riguarda, io mi concentro sugli aspetti del campo, tecnici e tattici della squadra. Penso che sia stata arrestita una buona rosa e ripeto, cercheremo di dare il 100%, non mancherà dall'impegno da parte di nessuno. Quanto contano i tifosi qui ad Agropoli? Nella storia dell'Agropoli i tifosi sono stati sempre una componente importantissima, tant'è vero che in questi 2 anni purtroppo che non si è potuto assistere alle partite. È stata una mancanza grande per una squadra, una società come l'US Agropoli. Adesso quest'anno speriamo che riescano a ritornare allo stadio, che ci sia un via libera per tutti i tifosi e speriamo di tornare ai fasti di una volta e di trovare il Guariglia come era una volta il Landolfi al centro del paese, che ogni domenica qualsiasi tipo di partita, manifestazione che riguardava l'US Agropoli era sempre strapieno. Mister, ha parlato di obiettivi, società importante, giocatori importanti che sono arrivati, dove sognate arrivare in quest'anno che comunque comincia dal centenario? Un campionato difficile dove già 4-5 squadre sono attrezzate alla grande. Allora, ti ripeto, Cristian, i presidenti fanno i proclami, voi giornalisti fate le griglie, noi allenatori lavoriamo sul campo e cerchiamo di dare il massimo, questo è quello che possiamo assicurare. Noi daremo il 100%, questo è sicuro. Poi questo 100% in termini di punti non lo so cosa significherà, potrà essere tanto, potrà essere poco, questo ti posso dire. Rispetto agli annunci che sono stati fatti, quanto manca ancora? Quanti tasselli dovranno arrivare? Qualcosina manca, diciamo il grosso della rosa è stato allestito,
manca ovviamente qualcosina, ma penso che in questo periodo non tutte le squadre abbiano ancora qualche tassello da puntellare, no? Però dico che è stato fatto un investimento importante, una buona rosa, speriamo, ti ripeto, di far bene. E in chiave anche del comprensorio, come chiamate importanti, abbiamo visto, come l'allenatore ha detto, per lei una chiamata importante nella piazza in cui l'ha cresciuta, anche Santa Maria si è puntato su un allenatore del locale, finalmente si è puntato anche su quello che di buono offre il nostro territorio, non per forza di chiamare gente che viene dal di fuori e magari non attaccato come quelli che sono qui a queste maglie, a questi colori, a queste tradizioni. Questo è vero, è un po' quello che succedeva e che succede ancora con i ragazzi, tanto è vero che tante volte i ragazzi del territorio, gli under del territorio non sono, vengono sempre messi all'ultimo posto, e invece adesso si sta riscoprendo sia dal punto di vista delle guide tecniche, sia dal punto di vista anche dei giovani, che sul territorio del Cilento ci sono delle persone capaci e dei ragazzi che possono giocare a calcio a questi livelli, se non di più. Ha parlato anche dei giovani, appunto anche con la Juniores, che andrà a ripartire dopo un periodo di stop, anche su questo punto di vista andate a lavorare, saranno stage per i più giovani. La società vuole investire, vuole investire tanto anche nel settore giovanile. Dopo questi due anni, ti ripeto, che sono stati difficili, i campionati sospesi, tanti ragazzi magari hanno perso la voglia, però la società ha intenzione di allestire, anche dal punto di vista del settore giovanile, qualcosa di importante. Poi i risultati, sai, bisogna mettere le basi, nei settori giovanili bisogna aspettare, programmare e vedere poi nel lungo periodo cosa si riesce a fare. Il mister ha parlato di emozioni, di forte attaccamento, lei che ha giocato in tutte le categorie, adesso è una prima squadra, immagino ci sia anche un grande senso di responsabilità. Senso di responsabilità ci sta sempre per chiunque fa l'allenatore in qualsiasi squadra. Beh, magari è dubbio, ti senti responsabile, sicuramente potrebbe essere una doppia responsabilità. Io invece dico che secondo me è una cosa che mi gratifica ancora di più e che mi fa impegnare ancora di più a rendere al massimo, ripeto, pressioni, responsabilità, se vuoi fare l'allenatore devi essere capace di saperle gestire. Ma è un sogno allenare la squadra della propria città, di cui si è tifosi, l'anno del centenario, cioè nel senso che se le avessero chiesto qualche anno fa allenare il centenario dell'Agropoli. Sicuramente è un piccolo sogno che si realizza, ti ripeto, sono grato alla società che mi ha scelto, anche un po' sorpresa, suscitando dei dubbi in tante persone, però Carmelo Infante e Nicola Volpe sono persone coraggiose, diciamo, e li ringrazio di nuovo di avermi scelto. Poi magari fra un mese stiamo qua a dire che mi hanno cacciato, però ci hanno provato. Mister, però la notizia ancora non l'hai svelata, in realtà abbiamo detto tante cose ma non c'è la notizia, allora spiegaci il tuo gioco invece. Come sarà incentrato principalmente? Che tipo di tattica utilizzerai? Che tipo di tattica? Adesso bisogna prima di tutto prepararsi bene dal punto di vista fisico. La squadra deve amalgamarsi, dobbiamo formare prima un bel gruppo, poi vediamo in base alle caratteristiche dei giocatori, cercheremo di sviluppare il nostro gioco. Io non sono uno di quegli allenatori integralisti, come dice Sarri, talebani, che hanno quel modulo in testa e solo quello vogliono fare. Vediamo quello che abbiamo e cerchiamo di sfruttarlo al massimo. Però c'è in testa tua un gioco particolare, che ne so, zona? No, vabbè, non è questione di zona, uomo, 4-3-3, 4-4-2, sono semplicemente numeri, ripeto. Io penso che una squadra, per giocare bene a calcio, la prima cosa è che debba correre. Correre, che solitamente in Italia è un'accezione un po' negativa, nel senso le squadre che corrono si fa un riferimento soprattutto difensivo, io penso sia al contrario, per giocare bene a calcio devi correre quando sei in possesso palla, non quando lo hanno gli altri. Magari sono corse differenti di 12 metri, 10 metri, 20 metri, non diagonali di 60-70 metri a rientrare, però io penso che per giocare bene a calcio bisogna correre tanto. Presidente, primo giorno di preparazione, primo giorno della nuova stagione dell'Unione Sportiva Agropoli, i tifosi però hanno ancora nella mente e negli occhi la straordinaria cavalcata dell'ultima annata. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto bene, 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 eravamo un gruppo unito, compatto,
composto da tanti ragazzi che ci siamo dati tutti da fare, e questo grazie alla tua domanda prendo spunto per ringraziarli tutti e faccio i nomi stavolta per non dimenticare nessuno, soprattutto Fabio Cortazzo, Vincenzo De Filippo, Antonio Lucco, Angelo Cimadoma, Pasqualino Curcio, Francesco. Sponsor soprattutto, lo sponsor di Carmelo Impante, lo sponsor di Maurizio Puglisi, Domenico Cerruti, questi hanno permesso di fare un piccolo, non diciamo miracolo, il campo ha parlato e quindi abbiamo fatto bene, ma quello che spero che l'Acropoli dall'anno scorso trasmetta a noi nuovi, dico nuovi perché ci conosciamo da poco, ma diciamo che ci conosciamo da sempre, con Ugo che è il direttore generale, con la proprietà che è Carmelo Impante. Quindi vorrei che quell'entusiasmo che c'è stato nel finale di campionato come fratellanza si spostasse in questo nuovo avvio dell'Acropoli, che questo nuovo avvio, questo faccio un appello alla cittadinanza, non deve essere un avvio di programmazione, di dire è arrivato il presidente, è arrivata una persona, bisogna stargli vicino, dobbiamo dare una continuità a questa squadra, non possiamo ogni anno fermarci, aspettare che qualcuno ogni anno ci dia questa mano per fare il calcio di un anno, oggi dobbiamo andare avanti e pensare che Impante e Cerruti debbono durare per 10 anni, dobbiamo programmare per ritornare ai fasti, senza una programmazione, gente che investe non possiamo andare da nessuna parte, quindi questo è un invito che rivolgo a tutti gli acropolesi, i tifosi, i non tifosi, tutti, so che è un periodo difficile, ma di stare vicino un momento a questa squadra e aggregarsi a queste due grandi persone, e soprattutto l'ultima parola la rivolgo al Domenico Cerruti, il quale è un presidente che ha fatto la storia e che nemmeno quest'anno mancherà e verrà meno alle promesse fatte, perché è una persona su quale Carmelo Impante deve poterci contare, perché è una persona che ama Acropoli e quindi è una delle poche persone che deve aiutare Carmelo Impante. Presidente, un anno e mezzo fa, pensava di trovarsi a vivere questo centenario da protagonista con una società così forte, visto che fino a un anno e mezzo fa, anno fa, comunque... Ma io penso che per essere protagonisti poi decidere il campo, penso che tutti si sta lavorando per fare una cosa per bene, ma io e questo signore che è al mio fianco, vi rivelo un retroscena, sono più di un anno che lavoriamo a questo progetto. Infatti una domanda volevo fare proprio per il direttore, sono due domande. Innanzitutto la prima domanda è le sue sensazioni, perché per la prima volta lei giunge in una società importante, cioè nel senso come l'Acropoli, dopo tanti anni alla Gelbison, e la domanda sul mercato. Io ho visto che l'Acropoli ha preso dei giocatori molto esperti di categoria, qualcuno ha anche vinto i campionati, però manca il portiere. C'è forse l'idea di giocare col portiere under tra i pali per avere un esperto più in mezzo al campo? Allora, sì, come mi allaccio già direttamente a questa seconda domanda. Oggi già con noi c'è un portiere che si è aggregato alla prima squadra, si allenerà, ed è Cetrangolo, che è un giocatore di esperienza, è un over, ma insomma è un portiere di tutto rispetto. Oltre al Cetrangolo la nostra idea è di prendere comunque un under per poter offrire a mister Cianfrone tutte le possibili soluzioni che in base alla partita, in base alle gare si potranno verificare poi. A mio avviso non manca ancora qualcosina, il nostro mercato non è ancora chiuso, perché la perfezione la si rincorre e spesso non la si raggiunge, quindi è sempre un obiettivo da rifare ogni volta. Però al momento manca qualcosina, perché è vero, come diceva lei, che ci sono giocatori di esperienza, ci sono molti under importanti in questa squadra,
Oggi come primo raduno, primo allenamento, sentivo mister Liguori che addirittura saranno in 40, perché ci sono molti under che conosciamo ma devono essere valutati in questi giorni dallo staff. Quindi noi stiamo lavorando per poter svolgere il nostro lavoro e far svolgere allo staff il proprio lavoro nel migliore dei modi possibili. Per quanto riguarda la mia esperienza, io 2 anni fa ho lasciato la Jebison per abbracciare il progetto Virtus Cilento con il presidente Infante. È una creatura che è nata proprio nel 2019, è nata con il presidente Infante, sono onoratissimo anche col collega Striano, con Domingo Esposito di aver potuto fare questa esperienza. L'anno scorso siamo arrivati, così come l'Agropoli, a una semifinale playoff del campionato di eccellenza, con una rosa importante, con una squadra che comunque era stata allestita per ben figurare. Per chi vuole fare questo per mestiere, così come spero di poterlo fare un giorno io, abbiamo bisogno di stimoli importanti, ma anche di piazze importanti, piazze che ci permettano di lavorare anche duro, anche 24 ore al giorno, per poter riuscire. Il nostro obiettivo è sicuramente, non ci nascondiamo, è sicuramente quello di cercare di portare l'OS Agropoli nell'anno del centenario a una categoria superiore, la categoria almeno che la Serie D che merita, e siamo veramente felicissimi di poter essere entrati in questa società con Nicola e con gli altri ragazzi di Agropoli eccezionali che già si sono messi a disposizione per poter festeggiare i 100 anni della Unione Sportiva Agropoli e soprattutto iniziare a scrivere un capitolo di quei libri storici che è la società di Agropoli, che non bisogna, ormai, cioè non la possiamo spiegare, noi siamo gli ultimi arrivati, siamo sicuramente carichissimi, contentissimi, e così come diceva Nicola prima, abbiamo sicuramente il bisogno del supporto di tutti, dai tifosi, dalla città, degli imprenditori, perché il nostro è un progetto a lungo termine che spero non si può fermare a solo un anno, perché assolutamente sarebbe da stupidi, ecco. Noi, ripeto, con la Virtus siamo arrivati lì perché oltre era difficile arrivare, ma non per nostre capacità o per demeriti di altri, semplicemente per una questione anche geografica, demografica. Agropoli ha un bacino di utenza incredibile, una delle, la città più grossa del Cilento, ha tutte le qualità per poter emergere, dalle strutture anche all'organizzazione, per poter emergere nel calcio che conta. E noi vorremmo portare Agropoli, e sono sicuro che ci riusciremo, là dove merita. Rispondo prima io. Vai. Sicuramente non abbiamo avuto modo, pure con il Covid, di festeggiare adeguatamente i 100 anni. Stiamo adoperandoci con la casa comunale, con tutti quanti, per fare, pure per volere della proprietà dell'OS Agropoli, prima di presentare la proprietà dell'OS Agropoli e Gruppo Invan, prima di fare una festa. Il presidente, il Gruppo Invan ci tiene a essere preparati per fare una festa e fare qualcosa di importante. Si vuole che ci sia una rosa all'altezza, una programmazione molto serrata, e penso che per il fine di agosto, se tutto andrà bene, si sta lavorando. Speriamo insieme a voi, perché oggi vedo tutti qua, sono contento che ci sia pure Giovanni che rappresenta, lo vedevo poco al campo, vedo tutti voi, quindi vuol dire che abbiamo fatto già qualcosa di buono tutti assieme, perché è una cosa importante. E quindi già penso che stiamo organizzando, però la vogliamo fare bene, non vogliamo steccare, ma non noi come popolo, come comune. Questo è un pensiero che già il gruppo Invante, tramite proprio Carmelo Invante, ha detto di fare qualcosa di importante. Dopo che abbiamo sistemato l'organico, si penseranno chi di dovere, daremo vita a qualche celebrazione importante, come il popolo e il centenario merita. Sì, questo sì, ormai vabbè, è questa l'idea. L'idea è sicuramente di poter presentare alla città l'intera rosa,
una serata sicuramente insomma, di festa, e poi sdoppiare, quindi anche che una cosa è la presentazione della squadra, staff, squadra, e rimarcare gli obiettivi societari, e un'altra è la festa del centenario, quindi sdoppiarla nel massimo per l'autunno. Agropoli merita questa festa, perché una matricola a tre cifre, 860, non è da tutte le società in Italia, anzi parecchie squadre di Serie A non ce l'hanno, quindi è un vanto e noi dobbiamo rispettarla e far sì che assolutamente continui la storia, per lasciare ai nostri nipoti magari di poter festeggiare i 200 anni dell'OS Agropoli. Noi abbiamo un entusiasmo incredibile, perché sappiamo che Agropoli ha la capacità e il bisogno anche di poter esplodere anche con lo sport, perché non è possibile che l'Agropoli da qualche anno non si veda più su palcoscenici importanti. Ci sarà Paolo comunque che si occuperà di questo, lo possiamo dire già? Sì, c'è Paolo Fusco, che è responsabile nell'organigramma nostro, è responsabile degli eventi, così come nell'organigramma, oltre al presidente onorario Infante, oltre al presidente storico che è il presidente Cerruti, così come il presidente benemerito che è Meola. C'è il responsabile dell'area legale che è l'avvocato Striano, il direttore sportivo è il Domingo Esposito, io figuro come direttore generale, quindi sono comunque il punto di riferimento anche vostro, se volete tramite l'addetto alla comunicazione sono sempre a disposizione H24, perché la società è forte se è al supporto di tutto, prima di tutto di voi, del pubblico, del tifo, della città, altrimenti da soli non facciamo niente. C'è Carlo Marrazza che è il addetto stampa, Enrico Serrapete che è il responsabile della comunicazione, team manager è un ottimo Daniel. Noi abbiamo trovato questa serie di ragazzi come Daniel, così come Gabriele che è il responsabile della segreteria, che hanno una, naturalmente gratis e tamure dei, hanno una forza esplosiva, una preparazione che è un fiore all'occhiello, quindi mi preme già in questo primo mese, già devo ringraziarli, perché dai tesseramenti e qualsiasi ordine, anche dal materiale a quant'altro, loro sono veramente unici. Fotografa è Carol Violante, fotografa storica dell'OS Agropoli. Mi dispiace se poi ho dimenticato qualcun altro, però Francesco Palo, che è il nostro responsabile marketing nonché vicepresidente, è un'altra nostra conoscenza della vecchia società della Virtus Cilento. Mano a mano però inizieremo a conoscerli, così come vi verrà presentato ufficialmente anche lo staff, di tutto rispetto. Volevo aggiungere riguardo al passato una nota di merito a chi ha permesso a un gruppo, e parlo dello scorso anno, non parlo di quest'anno, parlo di Franco Alfieri. È giunto il momento, se oggi siamo qua, parlo, ripeto, tra virgolette, dello scorso anno, ci ha permesso di poter rimanere in piedi, cioè ci ha dato la forza, ha riunito delle persone, hanno mantenuto la parola, e ultimo lui e la famiglia Caglione. Avevo dimenticato e chiedo bene, perché Rosario Caglione ha fatto molto per noi all'inizio del campionato, quindi chiedo scusa, però lui è stata una persona fondamentale all'inizio, lui e Alfieri. Hanno fatto sì che l'Agropoli, dopo le mille vicissitudini vissute l'anno prima, hanno fatto sì che potessimo andare avanti e conservare questa, come diceva Ugo, questi tre numeri che sono importantissimi. E quindi io, lasciatemi dire, forse un po' per l'amicizia, ma debbo tanto, tanto per il passato al sindaco di Capaccio, Franco Alfieri. Ecco, volevo ritornare di nuovo sul direttore, e quindi la domanda è questa: c'è una strategia particolare per attirare l'attenzione del pubblico allo stadio, visto che questo è un problema abbastanza serio, soprattutto per l'Agropoli? Nel momento pre-Covid, insomma, la situazione non era assolutamente florea per questo. Sì, stiamo cercando di organizzare qualcosa di importante che effettivamente, come diceva lei, possa attirare
non lo spettatore, ma coinvolgere lo sportivo, l'appassionato, il tifoso a vivere l'US Agropoli a 360 gradi, perché il biglietto dello spettatore è fine a se stesso. Programmare con qualcosa, grazie anche a tutti questi amici, questi collaboratori, che possa far rimanere all'interno, perché no, anche della società stessa, l'appassionato, è una sfida sicuramente che dobbiamo vincere, perché come dicevo prima non è possibile che l'Agropoli abbandonato a se stesso. Cioè, noi, Covid permettendo, ci aspettiamo che, naturalmente anche grazie ai risultati, che la gente non aspetti altro che il sabato o la domenica per poter venire allo stadio, seguirci anche fuori, perché devono assolutamente ritornare a vivere a 360 gradi l'Agropoli. Quindi sì, la risposta è sì, cercheremo in tutti i modi, e già ne stiamo parlando, di qualche cosa di coinvolgente che possa far ritornare la gente a vivere il calcio d'Agropoli. In particolare però ancora non c'è nulla. No, abbiamo già un paio di cose che stanno, come si suol dire, che stanno bollendo in pentola, a breve, adesso una volta partiti con sistemato l'avvio della preparazione della squadra, possiamo spostare qualche energia anche su qualche altra cosa, perché ad esempio ritornare a far coinvolgere gli imprenditori, e ce ne sono molti appassionati anche ad Agropoli, è una sfida importante. Non vi nascondo che io nel mio piccolo qualche conoscenza, essendo di qui vicina, ho cercato di avvicinare qualche imprenditore, qualche personaggio importante di Agropoli, e purtroppo appena sentono no calcio non ne voglio sentire perché, niente. Secondo lei, perché? Ma perché magari sono stati, tra virgolette, abbandonati, sedotti e abbandonati negli anni precedenti, perché così come capita spesso in molte società, gli errori si fanno dappertutto, così come l'abbiamo fatto la nostra gestione negli anni precedenti, lui si coinvolge fino a quando non si completa l'iter sponsorizzazione, e poi magari si abbandona e magari si dice vabbè, ormai quello è fatto, passiamo ad altro. Non deve essere una campagna politica elettorale che si accaparra il voto dell'elettore e poi lo si abbandona, ma con delle iniziative, così come diceva lei, magari coinvolgere. Noi lanceremo ad esempio delle tessere sostenitori, che sia in base anche al tipo di sostegno economico, gold, platino e silver, che permetterà di magari vivere gli allenamenti in un certo modo, far parte la domenica in un altro, che non si tratta solo di un pacchetto pubblicitario, ecco. Quindi stiamo cercando di inventarci qualcosa di simpatico, di accogliente, che possa far ritornare tutti, imprenditori in primis, ad amare un'altra volta e a portare ad avere il supporto all'Agropoli, perché siamo tutti unici, nessuno è indispensabile, però in questo momento Agropoli ha bisogno di tutti. Anche del tifoso che entrerà gratis, che magari non potrà permetterselo. Noi miriamo solo alla raccolta spicciola economica, perché poi dobbiamo assolutamente arrivare a fine mese, assolutamente no. C'è una programmazione importante che è a lungo termine, e cerchiamo di rispettarla sia dal punto di vista di budget, sia da un punto di vista di organizzazione, di coinvolgimento e quant'altro. Però al momento qualsiasi persona è importante per sostenerci e per starci vicino, perché la porta è aperta a tutti quanti. Ecco. Noi non siamo venuti qui con la bacchetta magica per trasformare, come si dice, il rospo in principe, assolutamente no. Noi dobbiamo portare la nostra minima esperienza al servizio di una città, al servizio di un'associazione sportiva importantissima e storica, per portarla a campionati importanti. Poi da lì Agropoli può fare facilmente la Lega Pro, sia come strutture che come tutto. Basta semplicemente programmare bene, perché le partite non si vincono la domenica, le partite si vincono dal martedì alla domenica, assolutamente. Poi noi non possiamo mettere la palla in porta con le mani noi. È certo che la squadra poi dovrà fare il suo avere fiducia, e dovrà fare il proprio lavoro, però iniziare a non creare alibi ai calciatori già è una prima vittoria.
Ma perché noi siamo, come dicevo Ugo, siamo pure abituati a grossi exploit, con grossi, forse molti di voi, Gianni, Enrico, tutti quanti voi, costruiti delle squadre corazzate, in D addirittura, e poi dopo un anno questo non deve succedere, ci dovevamo arrivare, ci dovevamo arrivare bene, con sforzi enormi di Ceduti, Francesco Magni, enormi sforzi, poi trovavi il Savoia di turno, trovavi l'Agrigento di turno, e questo non siamo riusciti ad andare oltre, però non deve succedere che se non si vince un campionato passi la passione, bisogna essere attaccati alla maglia, la programmazione, la voglia di fare è questa. E in ultimo, forse la chicca doverosa che Ugo insieme, quest'anno dobbiamo anche dire grazie al nostro primo cittadino Adamo Coppola, che in un periodo difficilissimo, dove appena finito il campionato lui si è adoperato ad incontrare Carmelo Infante e a far fare un incontro, dico io, un poco speciale, l'incontro tra Ugo me ne può rendere giustizia, tra Infante e Ceduti, e lì è partita questa importante, quindi ognuno ha il proprio merito, e questo è un gioco di squadra, penso che debba durare più negli anni, perché non c'è stato un gioco di squadra sempre ad Agropoli, non c'è stato quasi mai un gioco di squadra, e quindi se riusciremo a fare questo possiamo dormire tranquilli per i prossimi. Poi le vittorie sono frutto del campo, può succedere un episodio, può succedere di tutto, questo non lo può, il calcio è bella, però la vittoria più grande in questo momento è avere una società solida, gente che va d'accordo, perché vi possiamo dire che io, Ugo, che ci conosciamo prima, lo stesso Domingo, Daniel, abbiamo fatto gruppo nel nome di un solo dell'Agropoli Calcio, questo ci tenevo a dire. Ugo, lascia a te l'ultima. Volevo solo qualche dettaglio sul settore giovanile. Sì. Se ci può spiegare, insomma, chi lo gestisce. Allora, al momento non. No, al momento no. Non, sia la juniores, le juniores stiamo andando per gradi. Adesso l'obiettivo è per organizzare la juniores per il prossimo campionato. Perché fa parte della prima squadra. Eh sì, è una costola. E poi iniziare a verificare, ma non a chi affidare, noi non dobbiamo affidare o dobbiamo costruire niente, dobbiamo semplicemente iniziare, stiamo sondando il terreno per vedere anche sul territorio quali realtà ci sono, perché altrimenti viene meno tutti i discorsi di cui parlavamo prima. Se chiediamo lo sforzo di tutti, l'unione, poi noi andiamo a selezionare, oppure diciamo Ugo sì, Nicola no, non abbiamo fatto niente. Come quindi, gli altri devono capire che l'orticello deve essere l'Agropoli, l'ortografo. No, non si tratta, a mio avviso non è nemmeno una questione di orto, è una questione semplicemente di collaborazione, di affiliazioni con le proprie gestioni, perché noi non dobbiamo rompere le uova nel parriere a nessuno, e verificare che condizioni ci sono per poter avere un serbatoio di calciatori importanti, perché se oggi siamo costretti a prendere 10 under da fuori perché al momento non c'è nulla, io devo assicurarmi l'anno prossimo invece di 10 ne prendo 8, fra 2 anni ne prendo 6, fra 4 anni magari non ne prendo nessuno perché ce l'abbiamo già tutti qua, questo è l'obiettivo. Dobbiamo effettivamente però verificare la disponibilità di tutti, ognuno con il proprio la propria metodologia anche di lavoro, fermo restando che l'Agropoli deve essere anche il punto di riferimento per queste scuole calcio, per queste associazioni, perché l'obiettivo di un bimbo, e io sono padre per grazia di Dio di 2 bambini, una bimba di 6 anni e un bimbo di 8 anni, io devo sapere che il mio figlio a 8 anni deve anche iniziare a vivere il calcio, perché il suo sogno è vedere Costantino, e quindi dice il mio sogno è arrivare a giocare con la maglia dell'Agropoli come a lui, oppure Vincenzo Margiotta o Bacio Terracino, insomma tutti i giocatori di grande esperienza. Se non riusciamo a coinvolgere i ragazzini di Agropoli ad amare la maglia
e quindi magari ad avere il sogno della domenica, ma dobbiamo costruirli qua, altrimenti non abbiamo fatto niente. Infatti io penso che siano loro i primi tifosi per riempire gli stadi. Assolutamente sì, ma noi ogni verifichiamo un attimo questa cosa. La nostra idea è comunque, tra raccattapalli, chi accompagnerà calciatori o la terna in campo, Covid, ripeto, permettendo, noi miriamo di avere almeno una ventina di bambini fissi a turno in campo. L'idea anche l'anno scorso alla Virtus Cilento era quella magari di andare alle scuole, programmare con i professori, i due bambini più bravi delle prime classi si meritano di portare il pallone in campo. Se non facciamo questo, ed è quelle cose che dicevamo prima per cercare di appassionare, noi sappiamo che 20 bambini ci portano almeno altri 40 genitori al campo. Non da un punto di vista economico, ma da un punto di vista di coinvolgimento. Allora, se riusciamo a fare questo, una cosa è farla in un paesino di 1000 abitanti dove il bacino di utenza è limitato, le scuole sono limitate, i bambini sono limitati, una cosa è farla ad Agropoli, che con il suo bacino di utenza sappiamo che abbiamo almeno 2000 tra famiglie e bambini che non vedono l'ora che arriva la domenica, perché uno deve fare il bravo a scuola per poter arrivare al campo la domenica. Questo è il nostro obiettivo. Il bambino trascina le famiglie, viviamo lo sport in modo diverso, è tutta una ruota che poi gira. Forse Dico lo sa, ma l'anno scorso abbiamo avuto mai fatto l'Acropoli, e questo do onore a Paoletto Fusco. Abbiamo fatto tre iniziative bellissime, che siamo stati chiamati sia dalla Lega a tutti i livelli, le tre opere di beneficenza che Paoletto Fusco riesce a mettere insieme. Questo è una, io ho avuto la lezione, perché io mi piace il calcio, sono 20 anni, però non guardi un altro lato, come essere il lato della beneficenza che ti porta tanti benefici. Li ho visti in questi ultimi due mesi a Pasqua, Paolo ha fatto una raccolta per i bambini, le case famiglie, abbiamo portato delle uova, poi abbiamo fatto giù al porto con la Lega Navale, abbiamo fatto per i bambini, e poi l'ultimo siamo andati a Santo Bono, e credetemi, ho avuto l'impressione che il calcio non sia solo una partita, se vuoi portare, non sia solo una partita di calcio, ma trovi le sofferenze dei piccolini. Abbiamo donato il sangue ai calciatori, e poi ultimamente, la settimana scorsa, il presidente Zigarelli è stato ospite a Santo Bono, mi ha chiamato e mi ha detto: oh, ho visto la maglietta dell'Acropoli nel Santo Bono. Queste sono iniziative. Io devo ringraziare Paolo Fusco, che mi ha aperto questa nuova cosa di fare il calcio, perché il calcio non può essere solo la partita, come diceva Ugo il direttore, ma bisogna pure incanalare tutti, aggregare, mettere la squadra al centro della città, città, e soprattutto coinvolgere i giovani, perché restano a casa, il computer, magari dandogli una vi ripeto, io sono rimasto l'altra sera, il presidente Zigarelli era con Denisio, ho trovato la maglia dell'Acropoli a Santo Bono, ho l'immagine del presidente Zigarelli che dona il sangue, e questa è stata una cosa positivissima. Quindi queste sono le nostre premesse, stiamo già lavorando anche per, come dice, all'inizio dicevo, per migliorare anche la rosa, perché manca qualcosina. E poi il calcio è bello anche per questo, perché ogni partita magari è fine a se stessa, ha una sua storia. Noi cerchiamo di creare le condizioni migliori per poter vincere il campionato di eccellenza 2021-2022. Ce lo auguriamo, perché alla fine la professionalità paga sempre, e quindi ci riusciremo. Grazie a voi e vediamoci presto, perché assolutamente, vi ripeto, abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra professionalità, perché da soli il calcio e lo sport in generale non possiamo farlo, e non vogliamo farlo.